Ciao a tutti, lui e lei Sofì, e insieme siamo in me contro te. Benvenuti in una nuova giornata qui nella nostra vita su Roblox. Noi oggi siamo felicissimi perché si sta per partire. Infatti, come vedete, ci troviamo al porto, pronti per prendere la nostra nave per andare in un'isola tropicale. Sì, abbiamo preparato tutto per un viaggio finalmente di vacanza, un po' di relax, senza cattivi, senza inseguimenti, senza parkour, niente di niente. Ci potremmo godere un po' di puro sano relax. E già mi sento in vacanza perché è un corno. Perché sta arrivando la notte, oh no! No, siamo in ritardo, è tardissimo, cavolo, è diventato notte. Questo perché siamo dovuti rimanere lì 2 ore a cercare la tua borsetta per il viaggio. Sì, ma guardate che carina, ragazzi, guardate qui, è stupenda, a forma di ciambella. Sì, ok, ma ora per quella ciambella forse non riusciremo a partire perché la nave già sarà in viaggio, è tardi. Ma veramente io la vedo ancora qui davanti a noi, dai, sbrighiamoci. Sì, è lì, allora corriamo, dai, sbrighiamoci. Vai. Magari ce ci stanno aspettando. Sì, dai, corri. Dai. Ok, siamo sulla nave. Ok, ce l'abbiamo fatta. Saluto le drone. Yeah, sta per partire, sì. No, lui, tu lo sai che io ho un po' di mal di mare quando sono in barca. E poi, non avevo mai preso la barca di notte. È stranissimo, mette un po' di paura. Ok, ci stiamo muovendo. Non ti preoccupare, non pensare che siamo sull'acqua e lontani dalla terraferma. Pensa che questo dondolio dell'acqua è come una dolce ninna nanna. Guarda, c'è il capitano della nave che ci sta parlando. Sì, finalmente è giorno, sono felicissima. Ci sta dicendo che mancano 30 secondi all'arrivo. Facciamo un piccolo recap. Hai preso tutto? Il telomare ce l'hai? Sì. Il costume? Sì. I braccioli? No, lui... Non hai preso i braccioli? So nuotare. Sì, ok. Il capitano ha detto che siamo pronti per partire. Infatti la nave è partita. Stiamo per arrivare. Che cosa è stato questa esplosione? No, non lo so, il capitano sta dicendo qualcosa. Sì, e poi vedo del fumo che esce da sopra la nave. Oh cavolo, lui, mi sa che siamo nei guai. La nave sta andando a fuoco. La nave sta andando a fuoco? No, che cosa vuol dire, Sofì? Ma non può prendere fuoco una cosa che è in acqua. Anch'io lo credevo, ma penso proprio che non sia così. Mi sa tanto che stiamo facendo un atterraggio d'emergenza. Oh, ci stiamo no. subito attaccando su quest'isola. Tieniti forte. Oh, eccoci, ci siamo. Abbiamo toccato l'isola. Ma questa non è l'isola del resort, quella dove c'era il villaggio turistico. Ma infatti, questa qui sembra molto più piccola e non c'è neanche un hotel. Capitano, dovremmo rimanere qui per molto? Mi sa tanto di sì, perché continua a dire che abbiamo un problema e che deve spegnere l'incendio nella nave. Oh cavolo, quindi dobbiamo scendere qui? Ma io non voglio scendere, ma che posto è questo? È davvero strano, guarda, c'è una torre e poi ci sono tantissime... Oh, Corri, c'è stata un'altra esplosione, la nave stava per andare a fuoco. Mamma mia, devo subito chiamare mia mamma, devo raccontarglielo. Ok, lui, sei salvo, io sì. sono salva. Abbracciamoci, vieni qui, fatti abbracciare. Ma hai visto la nave? È completamente in fiamme, guarda lì dietro. Eravamo gli unici passeggeri a bordo? Per fortuna sì, e siamo sani e salvi. Solo che adesso abbiamo un piccolo problema, perché siamo bloccati in quest'isola. Io direi di fare una passeggiata, perché magari è una bellissima isola, chi lo sa? Dovremmo esplorare, magari cercare qualcuno, un telefono, per poter chiamare terraferma e dire che siamo bloccati in quest'isola. Esatto, penso proprio sia una bellissima idea. Quindi andiamo! Ma da dove iniziamo? Io seguirei il percorso che c'è per terra, però a questo punto si divide in due. Sì. Dove andiamo? Destra o sinistra? La strada di sinistra porta verso una piazzetta con qualcosa al centro, mentre quella di destra non si sa. Io inizierei da quella di sinistra. Ok, magari per terra c'è un telefono. Ma come fai se c'è un telefono per terra in un'isola deserta? Questa al centro sembra in realtà una specie di... Muffin? Ma che muffin? Ma che niente di muffin? Sembra una torta al cioccolato. Sì, ma non è una torta al cioccolato, è tipo un vecchio fuoco, qualcuno avrà acceso qui un falò. Ah, no, allora allontaniamoci. Io dal fuoco devo stare lontana oggi.
guarda Sofì, c'è il faro. Quello lì serve per segnalare alle navi la presenza dell'isola. Quindi probabilmente se c'è quella luce lì vuol dire che c'è l'elettricità. E se c'è l'elettricità ci sarà un qualche modo per mettersi in comunicazione con la terraferma. E poi se non erro, in ogni faro c'è anche un guardiano. Sì, giusto. E quindi magari c'è qualcun altro che ci può aiutare. Ok, non perdiamo altro tempo e corriamo in quel faro. Prima ce ne andiamo da quest'isola, prima sarò felice. Perché poi andremo in vacanza. Sì, che bello, non vedo l'ora. Dai, non ci vorrà molto. Basterà entrare qui dentro e dire: signor guardiano, siamo rimasti bloccati, ci può dare un passaggio a casa? Esatto. E tornare sani e salvi. Queste scale sono tutte buie e ripide. Che mi raccomando, attenta a non cadere perché qui è molto alto. E poi non c'ha neanche un passamano, qualcosa per proteggersi. Esatto, devo stare molto molto attenta. Lo sapete che sono maldestra, ho paura di cadere. Sì, stai attenta. Meno male che ho messo le scarpe da ginnastica. Pensate se avessi avuto i tacchi, sarebbe stato veramente difficilissimo. Ok, mi sa tanto che siamo arrivati all'uscita. Questo è l'ultimo piano e tada! Signor guardiano! Signor guardiano? Qui c'è soltanto un faro. Non c'è nessuno. Oh no, lui, abbiamo fatto tutte queste scale per niente. Che cavolo. Però almeno da qui sopra possiamo guardare per bene tutta l'isola. E come vedete è piccolissima. E mi sa tanto che siamo bloccati. Guarda lui, lì di fronte c'è un vulcano. Ecco, e sinceramente non mi porto un fico secco del vulcano. Io vorrei un bellissimo hotel a 5 stelle con una piscina e un idromassaggio. E non un vulcano vicino ai piedi che potrebbe eruttare da un momento all'altro. Beh, come dire, mi sa tanto che sta eruttando perché vedo del magma. Sì. Guarda qui, Sofì, c'è un foglietto. Oh no, lui, non si tratta di una lettera del signoresse, vero? Non lo so. Proviamo a prenderla. Che c'è scritto? Ho costruito questo faro per guidarmi quando mi sono perso. Ma questo faro è la ragione per la quale hanno visto quest'isola. Ma di che parla? Ma chi sta parlando? Chi è il soggetto della frase? Chi l'ha visto? Perché ha dovuto costruire il faro lui? Oh no, no, come un brutto presentimento. Non è il signoresse, ma questa storia si infittisce. Già, è molto strano. Sofì, non perdiamo altro tempo e scendiamo da questo faro. Sì. E andiamo a controllare da qualche altra parte. Sicuramente ci deve essere qualcuno in quest'isola. È impossibile un'isola dove non c'è proprio nessuno. Esatto, scendiamo giù. Tanti gradini, corriamo e sbrighiamoci. Prima usciamo da qui e prima torniamo a casa. Eccoci qua. Io direi di andare a destra stavolta, perché magari incontreremo qualcuno che ci aiuterà. Ne sono certa. Magari l'isola sembra così misteriosa. Magari sulla destra ci sarà un chioschetto con tanto di persone che ballano sulla spiaggia. Guarda, io sinceramente ho i dubbi di trovare delle persone che ballano sulla spiaggia. Spero almeno però già di trovare qualcuno con cui poter parlare e capire di che cavolo di posto si tratta. Qui ci sono delle rocce assurde, guarda che grandi. Sì, e formano una specie di scaletta. Per andare dove? Non lo so. Ci dovremmo arrampicare secondo te? Secondo me sì, se vogliamo trovare una soluzione. Allora vado avanti io. Vai lui, stai attento. Stai attenta anche tu, non cadere. Ti potresti far male. Sì, lo so. Da qui è faticosissimo con questo caldo. Ehi, c'è una luce qui. La vedo anch'io. Non fa rumore, ci potrebbe essere qualcuno. Avanziamo lentamente. Sì, ok, okay. Stai molto attenta. Ma è magico! Cosa è magico? Questo posto! Guarda che meraviglia! Ci sono le lucciole! Sono queste lucciole a fare la luce! Ma è stupendo! Io credevo ci fosse qualcuno! Invece soltanto delle carinissime lucciole che fluttuano nell'aria! Okay. Però nessuno con cui parlare! Proviamo a continuare da qui! La strada continua! Magari ce ne sono delle altre! Guarda! Lì sopra c'è come una specie di statua, la vedi? È molto strana. Sembra una persona. Sì, esatto, ma di chi? Non lo so. Dovremmo andare a controllare. Andiamo, vieni, seguimi. Ok, ti dobbiamo sto essere seguendo. Veloci, perché ricorda, prima troviamo una soluzione, prima andremo in vacanza. Sì, e soprattutto dovremmo sbrigarci prima che arrivi la notte, perché altrimenti col buio non riusciremo più a muoverci, perché non abbiamo nessuna luce, non potremo vedere niente. Esatto, dobbiamo sbrigarci. Lui, seguimi. Dai, arrampicati qui e sali qui. Ma qui è difficilissimo, questi massi sono altissimi. Dai, ma non eri l'esperta di parkour? Guarda che alta questa statua. È gigantesca. Non c'è niente. Non c'è niente. Ancora una volta ci ritroviamo in cima. Possiamo vedere il mare, il vulcano. Ma niente di niente. Che cavolo. Proviamo a continuare ad arrampicarci. Prova a salire qui sopra. Ci riesci? È difficilissimo, lui è molto ripido. Dai, dai, un saltello ce la puoi fare. Dammi la mano. 3, 2, 1. Caduta.
Sofì, io continuo a guardare. Tu, se riesci, sali qui sopra. Ci proverò all'infinito. Cambi un fischio quando ce l'hai fatta. Io sto facendo il giro dell'isolotto, ma non c'è proprio nulla, soltanto altre lucciole. Ma cos'è tipo l'isola delle lucciole? Non capisco. L'isola delle lucciole è bellissima. Anche se avrei preferito che fosse l'isola dei cagnolini. Sei ancora bloccata lì sopra? Sofì, scendi, dai, non c'è più bisogno che sali sopra quella roccia. Ok. Sto girando a vuoto tra questi massi e non c'è proprio nulla. È letteralmente un'isola deserta. Magari nel frattempo la nostra nave si è salvata, non c'è più il fuoco, è tornato tutto come prima. Sinceramente non credo. No. Ci avrebbero fatto qualche segnale. Magari avrebbero suonato delle navi qui vicino. Invece proprio nulla. Stiamo girando a vanvera, secondo me. Che hai visto? Dimmi. Che c'era? Sinceramente non lo so, ma ho visto qualcosa muoversi. In che senso? Magari era l'ombra creata dalle lucciole? No, no, ti assicuro che non era un'ombra. Ho visto proprio qualcosa muoversi. Perfetto, andiamo, ci sarà sicuramente qualcuno. Dai, andiamo. No, ferma. Sofì, non è detto che sia qualcuno di buono, perché come hai visto, in quel bigliettino c'era scritto che hanno visto il faro e sono arrivate delle persone. E poi c'è quella statua strana, i bigliettini, le lucciole. Qui qualcosa non mi convince. Non capisco, lui, ma cosa dici di fare? Andiamo di là e parliamo con questa persona oppure rimaniamo qui per sempre? Effettivamente non abbiamo molta scelta. Allora andiamo a parlare con quella persona, ma senza avvicinarci troppo. Potrebbe essere armato o pericoloso. Ok, saremo molto cauti, ma questo lo faremo nel prossimo video. Adesso cliccate davanti a lui per vedere il video di ieri, mentre davanti a Sofì per vedere un'altra avventura incredibile. Noi mandiamo un bacio alla pace, ci vediamo domani con un nuovissimo video. Ciao!